Cosa hai fatto in quarantena? Come è stata la tua quarantena? E le storie non sempre, ho fatto il pane, ho imparato a cucinare. Tu hai avuto delle belle novità. Io ho avuto una figlia. Hai avuto una figlia. Non è vero, ho avuto una figlia, grazie. Sì, infatti io sono qua con una faccia da TV, sì. Ma in realtà dentro dormo. Dai, perché sono fuori casa e quindi il mio corpo si sta riposando. Ti guardavo appena sei arrivato e riconosco perfettamente quei momenti. Rivedo in te quelle facce in cui si vede che ogni tanto hai proprio dei down momentanei e poi ti riportano. Eh sì, siamo al 26esimo giorno. Quindi che fase è? La fase delle coliche? Festival della colica. Sì. Quindi... giocoleria pura, quindi cerchi la posizione più ideale per cercare di farle passare, ma non hai nessun potere sulla colica. Io sono giunto a questa conclusione. Sì, no, devi aspettare che passi. Devi aspettare che passi. Ho avuto un sacco di amici che hanno avuto figli in questo periodo. Anche la tua, le primissime settimane, i primissimi giorni, sembrava brava? Sì. È vero, ragazzi, però 3-4 giorni. Se, esatto, se avrete dei figli, non crediate che quei primi tre giorni siano... Ma anche tu, Marco, stessa no? Cosa, i primi cosa, tre giorni tutti dicono, no, ma la mia è bravissima, dorme. Meraviglioso. Aspetta, perché non si è ancora accorta di essere nel mondo. Appena anche secondo se ne rende me, conto. È stordita. Però com'è, è meraviglioso, è fantastico. E io non pensavo si potessero raggiungere degli apici di felicità più alti di... Io non pensavo si potessero avere i piedi e le mani così piccole, non è bello da toccare, tutto è incredibile. Indescrivibile, faccio fatica anche a raccontarlo perché mi ero immaginato questo momento per tantissimo tempo e ho ricevuto un sacco di racconti di amici che cercano di spiegartelo, ma in realtà il festival della retorica è pura verità. Tutto quello che ti dicono è una felicità così grande, sì? Che la capirai solo provandola, vedrai, si rivoluzionerà la tua scala di priorità. Certo, ogni giorno cambierà, è tutto vero, in realtà è retorica ma è vera ed è incredibilmente bella. A chi somiglia, devo dire che per la famiglia dove piglia casca bene, ma a chi sta somigliando in questo momento? Guarda, parlavamo con sì, tua moglie, sì, amici, sì. E questa cosa della natura perfetta che si organizza in modo perfetto fa sì che effettivamente sembra assomigliare un po' di più a me, proprio perché se la natura così ti permette di riconoscerla inconsciamente di più... Allora, Luca l'ha detto in modo poetico, quello che mi ha spiegato è che i bambini quando nascono assomigliano di più al padre perché sennò il padre li abbandona. Sì, esatto, questo è nella natura della savana. Cioè, la natura è così intelligente che, esatto. Tanto, la madre ha sviluppato l'ossitocina, quindi l'amore per il figlio, invece esatto. Se non assomiglia al padre, il padre dice vabbè, vado a giocare a calcio. Non so chi tu sia. E quindi sì, lo fa per attrarre, sì, il tuo non amore. Ce ne sarebbe stato bisogno, nel mio caso, l'avrei amata dal primo istante comunque tantissimo, ma a quanto pare assomiglia un po' di più a me.